All'origine dell'amore è il padre, e l'amore del padre ci è stato manifestato dandoci di essere chiamati figli di Dio. E come un padre buono, egli ci ha amati prima che noi nascessimo e ci ha consegnato dei doni da custodire e mettere a frutto. Poi, infondendo in noi lo spirito di vita, ci ha mandato nel mondo con il compito di scoprire i propri talenti e metterli a servizio del bene. Tutti possediamo dei talenti, ma scoprirli non è facile. Ci sembra di non averne nessuno, di non saper fare nulla, di essere inferiori agli altri. E allora proviamo ad imitare i talenti altrui, chiedendoci: ma io in cosa sono bravo? Cosa si aspetta il Signore da me? Sto girando ogni tanto. Tutti abbiamo dei talenti, ma scoprirli non è facile. Anche i nostri tre amici se lo sono chiesto e hanno cominciato questa avventura. Ma custodire bene il proprio talento non è affatto semplice. La tentazione di vantarsi e voler superare gli altri è forte. I nostri tre amici spiegheranno ai talentuosi bambini che primeggiare da soli non è poi un granché rispetto alla gioia di rendere felici gli altri con la propria bravura. E magari così anche i tre senza talento scopriranno di avere il dono di saper fare della propria vita qualcosa di meraviglioso.